doni come se piovessero per tutti gli italiani in occasione della Befana. Al Teatro Adriano in Roma 2000 pacchi per i figli dei dipendenti della Presidenza del Consiglio. Li consegneranno il sottosegretario Brusasca e il vicepresidente del Consiglio, onorevole Saraga. A Sassari il capo del governo fa le veci della generosa vecchietta. A Taranto sono andati il sottosegretario Bovetti e l'onorevole Semeraro per distribuire 13.000 pacchi ai dipendenti della Marina Militare. Altri 2.500 pacchi per i figli dei carabinieri di Roma. Sempre a Roma, non meno di 6.000 pacchi consegnati dal ministro Tambroni ai figli del personale civile e militare della pubblica sicurezza. E continua la gaia statistica befanizia. A Firenze per 700 bimbi degli agenti di polizia, altrettanti sacchetti colmi di giocattoli e dolciumi. E ora un salto in Sicilia. Il presidente onorevole Alessi, questa volta, parla di Befana ai figli dei dipendenti della regione, mentre ai pizzardoni pensano direttamente gli automobilisti. Per i vigili di Messina si è scomodata in persona la buona vecchietta coadiuvata dal sindaco. Nessuno in questo giorno protesta per i micromotoristi, che a Roma invadono gaiamente le vie del centro. Dimenticate anche le multe, si ammucchiano i regali intorno alle pedane. Il sindaco si compiace con i tutori del traffico. In fondo, diciamolo pure, se non ci fossero loro, circolare sarebbe un'impresa disperata. Giusto almeno una volta all'anno ringraziarli. Va bene, ma io che c'entro? Muggisce mitemente il vitello.